Il Milan, campione d'inverno, prova a mettere un altro mattone in una stagione fino a questo punto eccezionale. Sulla sua strada trova il Chievo, che in questo stesso stadio ha dato ai rossoneri il primo dispiacere della stagione in campionato. La più cordiale buonasera dal Bentegodi di Verona. Qui tre giorni fa a quest'ora Chievo e Juventus stavano giocando una partita fantasma, complice una nebbia che a detta di molti avrebbe dovuto consigliare il rinvio. È andata poi come tutti sanno. Stasera niente nebbia e regolarità dell'incontro assicurata. In palio la semifinale di Coppa Italia. Si parte dallo 0-0 di 8 giorni fa a San Siro. Giacomo Bulgarelli. Beh, mi sembra che sia una partita veramente molto interessante. Le due squadre si affrontano con grande attenzione. Mi sembra che il Milan abbia messo in campo una squadra molto, molto attenta a non prendere gol subito, con Thomason l'unica punta, Rui Costa dietro di lui e un centrocampo folto come Gattuso, Redondo, Brocchi e Seedorf. Quindi è una squadra che guarda la partita con grande, veramente grande attenzione, quindi tentano tutti sia il Milan che il Chievo. Il Chievo che ha quasi confermato in toto la formazione, che ha ottenuto un risultato molto importante al Meazza. Squadre in campo, Milan che batterà il calcio d'inizio, attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. L'arbitro è Messina di Bergamo. Velocemente da bordo campo Enrico Variale. Sì, che come diceva Giacomo Bulgarelli dovrebbe agire molto vicino a Thomason, l'unica punta. Lo scambio con Seedorf, ancora Rui Costa, le prese con Mensah. Il cross, si alza di testa Birov, la rovesciata ed è il gol del Milan. Gol in apertura di Kahakalatze, giocati 40 secondi nel corso del primo tempo, un difettoso controllo di Birhoff e Kalatz sblocca il risultato. Sì, comunque lui ha fatto veramente una grande cosa. Sì, Birhoff può aver sbagliato, però Kalatz ha fatto veramente un numero di alta scuola, si è preparato bene, ha rovesciato di sinistro in porta sorprendendo Ambrosio, che magari doveva fare qualcosina in più, se vogliamo. Una rovesciata davvero spettacolare quella del giocatore georgiano, la rivediamo, liberissimo peraltro, dimenticato dalla difesa del Chievo. Il più vicino a lui era Birhoff, che ha soltanto alzato il pallone di testa. Comunque sono stati bravi a sfruttare questa indecisione della difesa avversaria, una difesa che raramente sbaglia in questo modo. Posizione avanzata, palla per lui, Ricosta prolunga la traiettoria, cercava Thomason in qualche modo la difesa del Chievo. Adesso Anderson si gira, rischioso retropassaggio per il portiere, ne ha tentato di approfittare Thomason, brivido per la difesa del Chievo. Milan vicino al raddoppio di Gattuso, non c'è fallo. Seedorf per Thomason, occasioni da una parte e dall'altra. Thomason, area di rigore, al centro c'è Seedorf, palla per lui ed è decisivo Lanna, che con la collaborazione di Lorenzi riesce a sbrogliare la situazione. Sarà angolo per il Milan. Alla raccolta da Nesta, tutti i giocatori nella metà campo del Chievo. Rui Costa, il cross, la testa di Thomason, palla fra le braccia di Ambrosio. Pellissier, la deviazione in piena area, palla pericolosissima. Comunque qui è una grossa dormita della difesa milanista, perché ha lasciato completamente libero questo giocatore. Giocatore tra l'altro molto pericoloso, che ha girato con intelligenza sul secondo palo, non è stato preciso, però effettivamente è una grande occasione da lui sprecata, grazie anche alla complicità della difesa rossonera. Va Gattuso, Nalissa, Mensah, sbaglia, contropiede Milan, scatta Thomason, al centro c'è Rui Costa, a sinistra sale anche Seedorf, palla per Rui Costa, di prima per Seedorf, bello il passaggio, raddoppio grande Milan, gol, grande grandissimo gol. 42 minuti 30 secondi, il gol di Clarence Seedorf. Sì, è stata un'ingenuità, ha perso una palla molto facile in mezzo al campo e il contropiede diventa automatico in queste la persa situazioni. Mensah. Ricordi Bulgarelli, sì, quanti rimproveri anche a San Siro di Del Neri a Mensah. È vero, comunque è veramente un grandissimo gol, tra l'altro passaggio di Thomason, di prima di Rui Costa, che ha dato una gran palla a Seedorf, e Seedorf che fa questo gol qui, insomma, questo non si può concedere, bello, il contropiede al Milan. No, questo è, insomma, se ti piace il calcio sono queste le giocate per cui vai allo stadio, insomma, è così. La faccia di Seedorf è
quella di uno che si sta divertendo, e l'impressione che dà è proprio quella di divertirsi giocando. Sì, perché gli uomini della panchina, a cominciare da Ancelotti, tutti sono scattati in piedi verso il centro del campo, sottolineando la bellezza proprio della manovra che ha portato la squadra rossonera al raddoppio. Intanto Roque Junior per Rui Costa, il passaggio per Brocchi, splendido, Tomasso in posizione regolare, gol da Cinete. Gol straordinario anche questo. Adesso qui si cercherà il fuorigioco, ma non credo che sia in posizione irregolare Tomasso, è stata un'altra grande, grandissima giocata di Rui Costa. Guarda che cosa ha fatto, guarda che palla che ha fatto. Tunnel a Lorenzi, Brocchi, Tomasso. In avanti per Tomasso, secondo me non è una posizione irregolare, insomma in questo momento il Milan sta dilagando perché veramente sta facendo giocate di primissima qualità. Qui bisognerebbe vedere la posizione di partenza di Tomasso, ma insomma il gol è bello. Il grazie di... Così è. Palla che termina sopra la traversa. Traiettoria comunque abbastanza centrale. C'era Ambrosio. Insomma, punizione bruttina, non testa nesta. Poi il tentativo di Franceschini, anzi di Nalis, buona scelta di tempo, palla anche in questo caso sorso e sui piedi di Brocchi. Seedorf di Rui Costa di tacco, Tomasso palla sopra la traversa. Eccezionale questo assist, è stato veramente eccezionale, di grandissima qualità, da rivedere. Brocchi, Rui Costa, Tomasso, fatto, che non è nemmeno calciato male, ha alzato di un mezzo metro circa la traiettoria. Sì, forse voleva colpirlo di esterno destro, metterlo nell'angolino opposto, non era facilissimo, però comunque Nalis, poi Beghetto, Nalis ancora per Franceschini al volo, buona l'idea, palla però sul fondo. Comunque non chiede, Brocchi lo vede, lo sa. Ancora Brocchi, servito dal brasiliano, evita un avversario, si trattava di Nalis. Rui Costa, limite dell'area al destro, la parata di Ambrosio che non trattiene, e Seedorf 4-0, 18 minuti del secondo tempo, dopo la conclusione di Rui Costa non trattenuta da Ambrosio, il tapì di Clarence Seedorf. No, comunque aveva fatto una grande parata Ambrosio, perché il tiro di Rui Costa era veramente molto molto insidioso, e Seedorf è stato più veloce degli altri. È veramente un Milan che ha sfruttato quasi tutte le occasioni da gol. Una volta venuto in possesso di palla, Rui Costa ha alzato la testa, ha guardato, per prima cosa lui avrebbe servito qualcuno, avrebbe fatto quello che ha fatto poi in chiusura di prima però tempo. Non c'era nessuno, non c'era nessuno, è andato al tiro. Vabbè, la differenza però... Pesaresi, Pellissier, il controllo con il petto, ancora Pesaresi dentro per Beghetto. Bravo, bravissimo, bravissimo. Corsa di distanza il Chievo, un gran gol, un grande gol fatto, perché effettivamente ha controllato un pallone niente affatto facile, si è girato con grande rapidità e di controbalzo ha fatto veramente un gol, tra l'altro era marcato da Nesta, non da nessuno. Quindi nelle intenzioni, osserviamo intanto della morte, nelle intenzioni di Del Neri dovrebbe essere l'alternativa. Gol 4-2, bellissimo, gol mi sembra di Nalis, anzi di Franceschini. Andiamo a vedere. Uscito benissimo dalla fase, il cross dalla è stato molto bello, il tiro, sì, al volo altrettanto efficace quanto spettacolare. Cross della morte. Sì, bello, bello tutto, anche come questa giocata è arrivato molto bene Franceschini, ha calciato il piatto sinistro. Sinistro non proprio vista in questo momento proprio perfetto, però in ogni caso ovviamente efficace. 36esimo e siamo sul 4-2. Ale. Punizione di Redondo, il controllo di Dalla Bona, gol 5-2, gol di Samuele Dalla Bona. Era completamente solo, c'erano tre giocatori del Milan completamente soli sul secondo palo, lui ha controllato benissimo di petto, poi è riuscito a girare con il collo in posizione abbastanza difficile, il portiere non è uscito con tempestività e Dalla Bona ha potuto mettere dentro con relativa tranquillità, perché il pallone non era facilissimo da tenere basso. Giocatore che aveva maturato un certo feeling con il gol giocando nel Chelsea, quindi nella Premier League, 6 reti per lui in 2 stagioni. È un ragazzo che ha delle qualità notevoli, insomma. Dalla Bona intanto non arriva sul pallone, il cross di Franceschini, il controllo da parte di Pellissier, poi l'esterno sinistro di Pesaresi che ha cercato l'angolo più lontano,
buona l'idea, non altrettanto l'esecuzione. Tre finaliste su, semifinaliste su quattro, Roma, Lazio e Milan, la quarta uscirà dalla sfida di domani sera. Dalla buona la conclusione con il sinistro, la parata di Ambrosio. Domani dunque l'ultimo quarto fra Perugia e Juventus, il Perugia in casa parte dalla vittoria preziosissima del Delle Alpi. Il tuo pronostico, Bulgarelli? No, ma sai, con la Juve è difficile fare dei pronostici, perché è chiaro che perdere in casa 2-1, poi l'unico che è ancora in partita è proprio Gattuso. Adesso non più triplice fischio di Messina, Milan batte Chievo 5-2, linea la pubblicità per pochi secondi.